Allora, normalmente uso questo e questo. Più spesso uso questi due. Christian, dico una cosa. Che buono. Tipo, per me, tipo, mi sale pulito. Perché le dico una cosa. Gian è super picky con il perfume. Quando l'ho conosciuto, quando usavo del perfume troppo forte, me lo diceva, mi diceva, magari puoi provare un altro perfumo. O mi prendevo un altro perfumo. Mi sono resa conto che il perfumo è una cosa così intima e così delicata, perché si metti tanto, tantissimo perfumo e hai una persona vicino che è allergica o che è sensibile. Allora, non lo so, io perché penso in questa cosa, non vorrei causarle un malessere a una persona solo per il profumo. Ricordo che quando andavo a scuola avevo una professoressa che ci ha vietato a tutti di indossare il profumo. E dentro di me ho detto, ah, ma che cosa strana, ma come puoi essere allergica al profumo? E lei diceva proprio che le faceva male quando il profumo era troppo forte, proprio, cioè, chiudeva la gola così. Io diceva, no, che strano questo. Dopo ho conosciuto Jean, è identico. Lui proprio il profumo è troppo forte, gli fa proprio male. E dopo tanti anni insieme, che un po' mi ho pulito di non indossare profumi troppo forti, adesso io sono uguale. Se ho un profumo troppo forte, dopo mi fa male la testa, mi fa male lo stomaco, non sto bene. Allora, niente. La storia era per dire che questo, che cosa è caduta? Ora, una di queste perle che è caduta. Allora, questo è un profumo che ho scoperto recentemente perché era nell'Advent Calendar di Dior. Questo è di Prada, Candy. Più dolce. È buono anche questo. Mi piace. Sono diversi. Il profumo è una cosa personale. Però sì, questi sono quelli che uso più spesso.